Ehi, ben ritrovati ragazzi sul tubo del Geco. Rieccoci con un nuovo gameplay horror sul mio canale. Me l'avete chiesto in tantissimi e finalmente Dead Space 1 è arrivato. Vi dico solo che prima ero nel menu di pausa, stavo sistemando un pochino il joypad, perché io gioco con il joypad a questo gioco. Ed è partita tipo una presentazione al volo e sono già saltato per aria, quindi sto già tremando. Ancora prima di iniziare il gameplay io sto tremando. Ho giocato a questo gioco un bel po' di tempo fa, ma non l'ho giocato per intero e ci avevo giocato proprio pochissimo. Non so veramente cosa aspettarmi, so che è uno di quei giochi scagazzosi alla grande, è stato uno dei primi horror veri e propri che faceva veramente cagar sotto e io non vedevo l'ora di giocare a questo grandissimo titolo, quindi iniziamo subito. Dead Space. Isaac Clarke, siamo noi, penso. Disattiva a localizzare il vascello minerario Ugg Ishimura. Contatto 3 minuti. Isaac, sono io. Vorrei poter parlare con te. Mi dispiace. Mi dispiace per tutto quanto. Vorrei poter parlare con qualcuno. Qui va tutto bene. Non riesco ancora a crederci. È strano, una cosa così piccola. Io so che i ragazzi in questo gioco mi cagherò sotto clamorosamente. Deve mancarti molto. Non preoccuparti, ci siamo quasi. Dovresti riuscire a incontrarla subito una volta a bordo. Scommetto che voi due avrete parecchie cose da dirvi. Per essere un gioco vecchio, la grafica è comunque molto molto buona, ragazzi. Quanto casino per quel pezzo di roccia. Cioè, è uscito nel 2008-2009. Attività redditizia, Miss Daniels. In base al rapporto del prospettore, EG7 è una miniera d'oro. Cobalto, silicio, osmio. Allora, dov'è? Eccolo là. Confermo il contatto visivo. Così quella eccola. È Ishimura. Notevole. La USG Ishimura. Il miglior planet cracker della sua classe. E sembra che si siano già messi al lavoro. Perché è buio? Non c'è illuminazione. Caporale, si avvicini e invii un segnale. Rimanga alla larga dei detriti, dobbiamo riparare una nave, non danneggiare la nostra. USG Ishimura, qui squadra di supporto emergenze della USG Kellion in risposta alla richiesta di soccorso. Rispondete, Ishimura! Ovviamente non Se risponde non c'è nessuno. Ha potenziato il segnale. Sì, certo. Potenzi il segnale. Di più. Tutti morti. Sicuro. Mai sentito di un blackout totale delle comunicazioni su una di quelle cose? 1000 persone a bordo e nessuno che riesca a trasmettere. Ecco la trasmissione. E questo cos'è? Un'avaria al sistema di trasmissione, come ipotizzato. Un problema con il codificatore. Se scendiamo io e Isaac possiamo sistemarlo. 48 ore al massimo. Avete sentito la signora. Vediamo che c'è da sistemare. Legami gravitazionali attivi. Attracco automatico attivato. Ma che cosa? Signore, l'attracco! Che c'è? Urteremo lo scafo! Attivare gli scudi! Piano. Il loro radiofaro è danneggiato. Piano. Procedura manuale, ora! Piano. Dentro il campo magnetico. Sei impazzito! Annullare! No, possiamo farcela. Caporale, le ho dato un ordine. Il campo è troppo forte. Ok. Ci siamo parcheggiati. Cosa? Cosa diavolo credevi di fare? Volevi ammazzarci tutti? Ho appena salvato il culo a tutti, Miss Daniels. Interrompendo le operazioni a quella velocità e distanza, ci saremmo schiantati sul fianco della Ishimura. Ora diamoci una calmata. Caporale, rapporto. Non ricevo dati dal propulsore di babordo. Abbiamo perso comunicazioni e pilota automatico. Ci vorrà un po' per sistemare tutto. Va bene, vediamo di chiamare qualcuno dal ponte di volo a dare una mano. Stai fermo, Isaac. Sincronizzo i rig di tutti con la nave. Non mi sto muovendo. Siamo a posto. Verifica sanitaria superata con successo da tutti. Molto bene. Abbiamo un lavoro da fare. Andiamo. Andiamo. Che poi l'inquadratura del personaggio in questo gioco, ragazzi, è troppo figa, perché è un terza persona ma spostato a sinistra. Cioè, è proprio bello.
mi ricordavo quanto fosse figo. E poi quella barra azzurra che abbiamo sulla schiena è sostanzialmente l'indicatore della nostra vita. È bellissimo. Obiettivo aggiunto. Ok, io non so i tasti. Allora, silenzio. Corri per muoverti velocemente. LS cammina, RS guarda, corri LS più LB. Quale cazzo? Ah, ok. Va bene. Allora, così guardo. Ah, questo sì è... ci indirizza... Ok, devo cercare di capire i tasti. Ok, così si corre. Non era solo un carro di potenza a bordo. Abbiamo perso il propulsore. Incredibile. Si è scassata la nave? Benissimo. Con i suoi 62 anni ininterrotti di attività, detiene il record del maggior numero di pianeti trattati. A oggi sono 34. E il record di quantità di prodotto raffinato. Finora 14 trilioni. Che tu prenda servizio. Credo non ci sia più energia. Isaac, vieni qui e fai una derivazione. Una derivazione sarebbe? Devo fare... allora, cerca... si sposta la gente. Cerca gli ologrammi blu per attivare. Usa interruttore, apri... ah, sbloccato, bloccato. Va bene. Quindi questo è un interruttore? No. Questo è bloccato. Ah, quello è aperto. Quindi dobbiamo andare di là. Benissimo. Ok. Cos'è questo? Ho preso qualcosa. Questo cos'è? Medipack. Prendiamo subito che non si sa mai. Sembra che se ne siano andati in fretta e furia. Dovrebbe esserci un addetto alla sicurezza qui. Sì. Beh, non c'è. Non c'è nessuno qui. Non rilevo alcuna trasmissione. La console di sicurezza è attiva. Isaac, collegati e vedi cosa riesci a scoprire. Kendra, riattiva quell'ascensore. Ok. Non c'è energia, non posso. Allora reindirizza la dannata energia. No, litighiamo ragazzi, facciamo i bravi gentilmente. Ascolta, se cooperiamo ce la faremo senza problemi. Attiva lo schermo di quel computer, Isaac. Ok, adesso lo attivo. Se mi dai un secondo. Questo che cazzo è? Il localizzatore, premi RS, schermata la mappa, schermato obiettivi, YRB. Allora, Y... wow, l'inventario. Abbiamo un medipack. Come mi muovo così? Mi muovo. Scusate ragazzi, ma sto cercando di capire bene i comandi perché questa è la mappa. Che figata, ragazzi. Missione. Banca dati. Messaggio da Nicole, che l'abbiamo già visto prima. Esci. Questo... ok, così facendo, esatto, questo qua mi indirizza. Aprire? Apriamo. C'è del sangue, benissimo. Questo è bloccato. Va bene, questo è il panel di controllo. Perché tutto questo sangue? Cioè perché? Suppongo il perché. Non va affatto bene, ha subito moltissimi danni. Il sistema di trasporto è spento, gli spostamenti non saranno facili. L'aria è tornata a circolare, è già qualcosa. Cosa cazzo succede? Il sistema di quarantena automatico deve essere scattato quando sono ripartiti i filtri. Calmiamoci, su. E io sono chiuso fuori, ovviamente. Avete sentito? Non lo so. Che succede? Cosa cazzo, non lo so, cazzo? C'è qualcosa qui. Cosa? Mio Dio! Oh, che cazzo è? Via da lì! Le porte si sono aperte, corri! Dove corri? Corri! Corri, 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 Isaac! Ma Cristo! Scappa, Isaac! Ho capito! Ho capito, scappa, ma dove? Aia, 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 mi lasci in pace! Vaffanculo! Che cazzo è sta roba? Ok.
correre è decisamente un cazzo di casino in questo gioco, ragazzi. È veramente un cazzo di casino. Per fortuna non mi hanno danneggiato molto. Cut off their limbs, tagliali gli arti. Modalità di mira, LT, fuoco, LT più RT, ricarica LT più A. Pugno RT, calcio RB. Ok. Ok, così si mira. Questo è il calcio. Questo è il pugno. Ok, almeno in questo gioco possiamo contrattaccare. Su Outlast non potevo attaccarli, almeno qua posso. Questa è bloccata però. Fanculo. Oh. Ah. Aperta. Ho solo 10. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Cazzo di schifoso. Cazzo di schifoso. Cos'è che ho trovato? Chiave? Energia al plasma. No, che lascia, oh, ma sei scemo. Mi spiace. Ok. Che cazzo sono quegli aborti di... Beh. Ok, il prossimo. Già il fatto di avere un'arma mi rende decisamente più tranquillo. Questo si può spaccare. Ma vaffanculo. Questo. Pulsante salute. Allora, usa i pack energetici, barra della salute, la mia schiena, pulsante salute e la X. Però io ce l'ho ancora sulla salute, non voglio ripristinarla adesso. Cos'è questo? Audio. Sono Benson, ascoltatemi tutti. Si spostano attraverso i condotti della nave. State lontano da... Attenzione! Indietro, indietro! Vaffanculo, io la mia cazzo di pistolazza. Obiettivo completato. Isaac! Isaac! Mio Dio, non riesco a credere che sia vivo. Isaac, ne abbiamo incontrati altri venendo qui. Tu stai bene? Sì. Altri? Cosa sono quegli orrori? È l'equipaggio? Parla piano. Qualsiasi cosa siano, non sono amici. E metà delle porte della nave sono bloccate per la quarantena. Ok. Ora dobbiamo raggiungere il ponte, ma prima dovremo riparare il sistema di trasporto. Ricevuto. Tu sei matto, Hammond. Ci farai ammazzare tutti. Se mi ascolti ti porterò fuori da qui sana e salva. Qual è il problema con il trasporto? La scheda è andata, ma dovrebbe essercene una di ricambio nel centro manutenzione. Però c'è anche un trasporto in avaria che blocca il tunnel. Lo dovremo riparare. Dannazione, tutto nel settore bloccato dalla quarantena. Non possiamo arrivare. Ovviamente chi ci deve andare lì? Quello stronzo di Isaac. Isaac, ascolta, ovvio, se arrivo al ponte avrò accesso a tutti i file del personale. Ripara la vettura e ti aiuterò a trovare Nicole. Ah, perché Nicole sarà la ragazza di Isaac che stava su questa nave. Che... Dove cazzo siete, brutti bastardi? Ok, così mi indica la strada, però lì c'è qualcosa. Ok, questo è morto. Energia al plasma. Aia.
cazzo? Che cazzo era quello? Oh. Ok. Devo ricaricare la cazzo di pistola. Io non ci vado più di là, vado di qua, è buono. Oh! Che cazzo? Ok, non si muove. Io ero convinto che fosse morto quella merda di mostro. Fai attenzione, Isaac. Sembra che colpirli a corpo non serva a nulla. Mira gli atti, devi smembrarli. Questo dovrebbe funzionare. Infatti io gli ho scaricato un caricatore in faccia. Allora, risparmia munizioni smembrando gli arti dei nemici e infliggendo danni extra. Smembra gli avversari per ucciderli in fretta. Smembra gli avversari per rallentarli. Va bene. Sì, a quell'altro mi ha fatto così cagare sotto che gli ho scaricato un caricatore in faccia. Però sai com'è, mirare in quel... cioè quando un coso ti viene in faccia è... crediti. Bene. È decisamente fastidioso. Ma è giusta la strada? Sì. Ok. Chi è che parla? Oh! Cosa? Le stasi rallentano gli oggetti dei nemici. Modalità di mira. Fuoco LT più X. Sembra che quella porta sia in avaria, Isaac. Prova a usare il modulo di stasi che hai appena preso. LT più X. Oh, che figo. Via. Ok. Ma perché solo 10 colpi? Cioè il caricatore di questa merda di arma è solo da 10? Io 10 li spreco al primo infarto, cioè. Pack di stasi, raccogli. Benissimo. Cos'è quello? Ma io non ho capito. Che cazzo cosa? No, il buio no. 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 Sento qualcosa che si muove. Ok, è tornata la luce. Apertura. Ok. Puoi usare il modulo di stasi con il meccanismo di quel braccio. Usa la stasi per rallentare gli oggetti. Attivare? Allora, gli arti, miriamo agli arti. No, l'ho missato. Fermate cazzo, fermate. E ora brutto bastardo, eh? Brutto bastardo. Crediti. Cazzo servono sti crediti, boh. Oh 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 oh. Vaffanculo. Allora, la vettura 8 è fuori uso. Siamo riusciti a portarla al centro manutenzione, ma qui il caricatore è fuso. Mi serve un modulo di stasi, subito. Se non togliamo questo rottame dal tracciato, bloccherà l'intero sistema. Oh, vaffanculo, ce l'ho fatta. Ricaricami la stasi qua. Sostituzione veloce. Vettura danneggiata. Attendere. Sostituisci al volo, va? Oh, oh, chi è? Che cazzo? Isaac, ce l'hai fatta. Quella vettura bloccava l'intero sistema. Quando il computer sarà online, potrai chiamare il trasporto dalla sala comando. Meglio muoversi. Qualcosa si sta muovendo qui intorno. Non ce ne siamo resi conto che si sta muovendo qualcosa. Che cazzo è? Ah, ma era il cadavere. Che cazzo sono questi versi? Ma dove cazzo vai? Aia.
completata. C'è qualcosa che si sta muovendo là sopra. Cosa cazzo? Oh 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 oh. Oh, vaffanculo. Si può? C'è nessuno? Oh, ancora la porta è impazzita. Ok. Ma comunque la stasi dura pochissimo, cioè non è giusto. Mi si scarica ogni 30 secondi. Ma queste scatole. Ah, vaffanculo, gli devo sparare a quelle scatole. Ma quanti cazzo siete? Merda, merda, merda. Aia, 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 aia. No, non ti voglio, non ti voglio abbracciare. Vai via, vaffanculo. Aiuto. Aiuto, cazzo, aiuto. Oh. Ricarica sta cazzo di pistola. E che finché camminano piano, ok, ma quando si mettono a correre come dei pazzi è impossibile riuscire a beccarli gli arti. Questo qua era morto prima. Isaac, sono entrata nel sistema di sicurezza del ponte. Non è stato facile, ma ora la porta del centro manutenzione è aperta. Bravo. La scheda dovrebbe essere là. Andiamo. Quindi queste scatole, se io gli sparo, contengono delle cose. Energia al plasma, ottimo. Audio log. Parla Benson, sezione trasporti. Forse abbiamo capito come fare. Smith ne ha ucciso uno. Non serve colpirli al corpo. Bisogna staccare gli arti con una lama o qualcosa del genere. Farli a pezzi. Va bene, l'abbiamo capito anche noi. Dopo che ho spiegato il caricatore sulla testa di uno di quei cosi. Isaac, sono Kender. Sembra che la porta del magazzino sia bloccata. Dovrebbe esserci una chiave da qualche parte nel centro manutenzione. Beh, perfetto. Non può essere tutto aperto, è tutto bloccato. Come... ma vaffanculo. Vai a cagare, va. Ma quanti siete? Sei morto? Sei morto o hai intenzione di rialzarti? Dimmelo subito. Oh 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 oh! Ok. Perché è così? Oh, ma si può anche girare, raga, è fighissimo! Ok. Scusa, c'è qualcun altro? Sì. Vieni. E resta giù. Vaffanculo. Ok. Doppio kit medico. È Natale. Ma com'è che si tirava il calcio? Mi sono... ah. Non mi ricordo più come cazzo tirare il calcio, me l'avevano spiegato, però... Così si gira, così... Questo tasto non fa assolutamente niente, ok. Vaffanculo, va. Obiettivo completato, ok.
Qua c'è un messaggio vocale. Ugo Ishimura, Dipartimento di Ingegneria Spaziale. Sì, ma ti pare che ci voglia di leggere tutta sta roba. Energia al plasma, ci piace. Si continuano a sentire tubi che cadono, passi di cose. Vaffanculo. Vaffanculo, va. Ti spacco, merda. Ok, ora posso andare giù ad aprire la porta del magazzino. C'è qualcuno che ci aspetta? Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Aia, aia, aia! Sbloccata. Apriamo. Vai. Qua dentro c'era un sacco di bella roba, ho visto prima. Questo? Scheda dati. Obiettivo completato. Non c'era altra roba. Vaffanculo. Questo cos'è? Nodo energetico. Benissimo. Ma c'è qua? I nodi energetici per potenziare le armi di Flick. Ah, ci piace. Per potenziare le armi devo usare i nodi energetici. Quindi. Ok, questo qua è il nodo energetico. Lama al plasma. Rig modo di stasi. Ah, qui posso potenziare il danno o la capacità. Ma io direi di iniziare a potenziare il danno, va. Colleghi il nodo a questo circuito? Sì. Va bene. Quanti nodi ho? Basta. Rig cos'è? Ah, sono io. Cioè la mia armatura. Il modulo di stasi. Per aumentare la stasi, perfetto. Quindi, fondamentale, trovare tanti nodi energetici in modo da poter potenziare. In modo da poter potenziare le armi. Sei Isaac. Riporta quella scheda al controllo del trasporto e inseriscila nel computer. Il sistema dovrebbe riattivarsi. Ma cazzo scappi, brutto bastardo. Ok, devo riportare la scheda dati al punto di controllo in modo da poter riattivare il terminale. Che casino comunque. Ma vaffanculo, va. T'ho one shotato, brutto bastardo. Ok, sono iniziando a capirci. E stai giù, brutto bastardo, stai giù. Vaffanculo, va. Stavo dicendo, sto iniziando a capirci qualcosa di più con i comandi. E questa è una cosa ottima. Devo andare di qua, no? Sì. Montacariche. Saliamo. Ok. Oh 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 oh! Oh, 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 oh. Culo. Se la smettessero di saltarmi in faccia ogni 30 secondi, vaffanculo. Ok, un punto di salvataggio. Salva. Sì. Ok, ragazzi. Io direi che per il primo episodio di Dead Space è tutto. Spero che vi sia piaciuto. A me questo gioco mi sta piacendo veramente tanto, ma già lo sapevo che mi sarebbe piaciuto un sacco. Le ambientazioni sono veramente fighe, i nemici... Prima ho detto scherzando che si sarebbe potuto sparargli in testa per ucciderli, però effettivamente il fatto di staccargli gli arti è qualcosa di più, cioè, di più interessante. Ti dà quella differenza rispetto ai giochi dove magari c'è lo zombie e devi sparare in testa per ucciderlo. Un gran bel gioco.
e non so sinceramente cosa ci aspetterà nelle prossime puntate. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciatemi un bel pollicione in su, commentate qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se sto sbagliando qualcosa, avete già giocato il gioco, scrivetemelo qua sotto. Se devo fare qualcosa che non ho fatto, fatemi sapere. Iscrivetevi al canale, ragazzi, se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo episodio, ovviamente qua sul tubo del Geco.